Un giorno terza abbiamo affrontato, allora, discorso pre-iniziale, l'esame di terza media ovviamente non sarà l'esame tradizionale, solito, classico, che si faceva il compito di italiano, il compito di matematica, e si fa tutto un testo elaborato, scritto. Lavorato scritto ai miei tempi, quando ero giovane, io c'erano le macchine da scrivere, tic-tac, tic-tac, lo mettevo fuori sopra e scrivevo. Ora le macchine da scrivere credo le trovate solo nei musei. Io sono vecchio Olivetti, ma insomma, ovviamente tutti scrivono al computer per il semplice fatto che la macchina da scrivere, tic-tac, se sbagliavo un tasto potete cancellare, eccetera. Ovviamente questo porta che però i computer che prima negli anni 90, insomma, erano più diffusi, l'invenzione del cellulare sta dicendo questo. Ovviamente molti hanno sostituito i computer da tavolo con questo strumento iPhone e quindi, insomma, scrivere anche un elaborato non è, diciamo, che qualcuno potrebbe avere dei problemi. Quindi lo potrete scrivere sia con tablet o computer, sia in casa, aveste purtroppo, e spero che la scuola, insomma, con anche manualmente, con questo a me è una cosa che mi dispiace molto perché no, vabbè, non è, insomma, è sempre un discorso, quindi diciamo che avete libertà di scelta. Ora, naturalmente chi scrive a mano non possiamo pretendere che uno scriva a mano che faccia con il piccolo scrivano fiorentino e 40, capite? Come si fa? Piccolo scrivano fiorentino. Quindi però tra gli argomenti che probabilmente possiamo sviluppare, certamente i temi del Novecento ci forniscono, soprattutto questi temi. Ora stiamo facendo il crollo di Wall Street, cioè io devo fare ancora, è a molta attinenza al momento attuale, siamo in un momento di recessione economica, per esempio molti, se siamo chiusi in casa e non si va a comprare, cioè il mercato azionario e ovviamente che succede? Che chi vende prodotti si trova in difficoltà. Pensate, chi ha un bar è chiuso da 2 mesi, insomma, ha dei problemi, chi rivende questi caffè? Quindi capite che l'argomento che stiamo trattando ha una certa attinenza con la vita moderna, perché ovviamente è il sistema di libero mercato, di scambi, di commercio che funzionava negli anni 20 e funziona ancora oggi. Quando succedono ovviamente queste problematiche, è ovvio che il mercato non solo è un problema di salute, ma anche un problema economico. Le due cose molto spesso vanno insieme. Perché allora il libro, voi potreste chiedervi, nel mezzo del nazismo, a pagina 185 ci ha messo il crollo di Wall Street? È perché il crollo di Wall Street, siccome quello che è successo negli Stati Uniti ebbe ripercussioni anche in Europa, in Germania, portò alla fine al trionfo del nazismo. Perché il nazismo trionfò, prima perché era una repubblica debole, ma diceva Winston Churchill che la democrazia è il peggior sistema mai inventato che si conosca, ma è anche il migliore che abbia inventato l'uomo, cioè nel senso, la democrazia può avere tutti i suoi difetti, ma è anche il sistema migliore, perché se non c'è la democrazia c'è la dittatura, come ovviamente arriverà in Germania. La frase di Churchill non era proprio così, ma insomma, diceva tra i sistemi politici la democrazia è il peggiore, ma anche quello, ma non è, anzi, ma non esiste uno migliore, insomma, era un aforisma all'Oscar Wilde, assurdo, però nella sua storia, io l'ho detto in maniera a memoria, quindi l'ho detto malissimo, quello che voleva dire Churchill, per quanto abbia tra tutti i suoi difetti di questo mondo, è la cosa migliore che abbia inventato l'uomo in politica, perché senza democrazia c'è la dittatura, era come Hitler e Mussolini, dove certamente i dittatori pensano al posto del popolo, però se pensano male e scatenano una guerra mondiale, capite, poi è un problema. Detto questo, Hitler e Mussolini aveva già il potere dal 22, quindi lui era già saldamente assiso sul potere, ma Hitler diede la spallata finale alla conquista del potere con la crisi del 29 e nel 33, appunto, Adolf Hitler diventò cancelliere del Reich.
della Repubblica di Weimar, e poi diventò quello che sappiamo tutti, che vedremo nelle prossime puntate. Allora, la crisi del 29 è un argomento veramente interessante, poi c'è 183 e 184, perché quello di cui stiamo parlando negli anni 20 è quello che ancora oggi succede nelle aziende. Che cosa è successo nel 29? Niente, che negli Stati Uniti, che era il paese, gli Stati Uniti, sapete, la cartina è un paese che credo sia grande su per giù quanto l'Europa, quindi è un paese federale con numerosi stati, come gli Stati Uniti. In teoria la Unione Europea sarebbe una confederazione di stati su un modello, diciamo, uno dei modelli degli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti, non diciamo gli Stati Uniti, ma c'è l'Arkansas, il Texas, New York, cioè in alcuni paesi, in alcuni stati degli Stati Uniti, per esempio c'è la pena di morte, in altri no, insomma. Quello che tiene insieme gli Stati Uniti è appunto l'elezione del presidente degli Stati Uniti che viene eletto in tutti gli stati, ma anche lì si vota, cioè non contano le capocce dei votanti, ma diventa presidente degli Stati Uniti chi guadagna più stati, cioè l'Arkansas, Texas, eccetera. Chi ha tipo, non mi ricordo, 51 stati, quanti sono? Chi ha tipo 27-28 stati ha vinto. Detto questo, era un paese che produceva immense quantità di merci che venivano smerciate, appunto, soprattutto all'interno del continente americano e in parte anche in Europa, non con i ritmi di oggi, ma la crisi del 29 trascina un po' del gorgo della crisi anche l'Europa, tranne l'Unione Sovietica, essendo un paese comunista, era rimasto un po' fuori e proponeva un sistema, diciamo, un po' autarchico, che era un po' più isolato, quindi aveva una produzione interna un po' più autonoma e aveva altri problemi con Stalin, e quindi in questo crollo dell'economia mondiale, e ovviamente la Germania svolta decisamente verso l'estrema destra, non a destra, ma molto a destra, più a destra della destra, con Adolf Hitler. Che cosa sono? Allora, bisogna spiegare le azioni, ogni azienda emette delle azioni che corrispondono su per giù alla sua ricchezza. Se un'azienda di Pinco Pallino Incorporated produce, che sono mascherine, le si mettono oggi, ovviamente il valore di questa azienda dipende da quanto il prodotto ha successo nel mercato. Oggi chi vendesse mascherine credo non avrebbe grandi problemi a smerciare il suo prodotto, e quindi il valore di questa azienda sale e le azioni corrispondono, pezzi di carta come questi, negli anni 30 erano pezzi di carta, oggi ovviamente sono anche telematiche, al valore di un'azienda. Quindi se io in borsa comprassi azioni che oggi valgono 5 dollari, ma domani, con il fatto che l'azienda produce e guadagna sempre più soldi, questa azione da 5 dollari potrebbe valere in pochi giorni 30-40 dollari, e quindi ho guadagnato. Quindi se io comprassi azione a 5 dollari e poi dopo 7 giorni rivendessi a 40 dollari, ogni azione avrei fatto un guadagno per ogni azione di 35 dollari, se la matematica è un'opinione. Quindi molte persone vivono giocando, si dice giocando in borsa. Naturalmente il gioco va bene, cioè il gioco è bello finché va bene, perché io potrei comprare azioni che valgono 40 dollari e il giorno dopo trovarmi azioni che valgono 5 dollari, e in questo caso il gioco non va bene. Ed è quello che successe nel 29 negli Stati Uniti. Perché? Che cosa era successo? Siamo sempre lì. Allora, gli Stati Uniti erano uno dei paesi più, con l'economia più avanzata del mondo, quindi c'era un largo benessere, la gente comprava, c'erano grandi magazzini, si vendevano già i primi frigoriferi, quindi queste aziende producevano quantità di merci che fino a un certo punto riuscirono a smaltire sul mercato, ma a un certo punto fecero l'errore tragico, per sete di guadagno, di produrre più merci di quanto se ne potesse vendere. È ovvio che io, perché ci sono le indagini di mercato, non è che voglio fare un'indagine economica. Se io produco, che ne so, produco libri e apro una libreria in una città dove nessuno sa leggere, l'indagine di mercato mi dice: guarda, in questa città del paese X non sa leggere nessuno, quindi nessuno te li comprerà mai. Dice: ma io ho aperto una libreria, perché in una città Y, perché lì sanno leggere? Un esempio un po' stupido, ma prendiamo un esempio di Ferrari, e le Ferrari non è che le posso vendere così. Apro un concessionario di Ferrari in un paese in cui il reddito medio è di 500 euro al mese, e chi te la compra la Ferrari? È ovvio che i prodotti come le Ferrari sono prodotti di lusso, che in realtà non hanno neanche bisogno di
di mettere delle... chi le vuole va direttamente in sede, quindi è inutile che venda ghiaccio agli eskimesi, diciamo così, o cappotti nel Sahara. Quindi l'indagine di mercato mi dice sì, io voglio vendere ghiaccio, ma lo vendi nel Sahara. Se lo vendi nel Sahara è un grande successo. Se vendi ghiaccio al Polo Nord, magari potresti non fare grandi affari. Quindi queste indagini di mercato avevano sopravvalutato il potere d'acquisto degli americani, l'avevano molto sopravvalutato, e quindi tutti investivano azioni, le banche investivano azioni, ma queste aziende arrivarono a un punto di rottura. Oh, quindi si compravano appunto frigoriferi, ventilatori, elettromessi, tutti compravano, le azioni volavano. Quindi le azioni, per esempio, 15 per la Ford, $1, poco dopo i giorni da 10 a 20, $30. Ma ovviamente le automobili non è che ne puoi vendere più di tante, perché ovviamente ogni famiglia. Vabbè, ammettiamo che uno si compri un'automobile per la moglie, per il marito, figlio di 10 anni, cosa si compra? La terza automobile. Ammettiamo che c'è il figlio di 18 anni, ma non so, una famiglia non comprerà 10 automobili, a meno che non voglia, non so, aprire un'auto rimessa. E quindi le automobili si vendettero molto bene finché la gente non possedeva automobili, ma quando tutte le famiglie che potevano permettersi ebbero un'automobile, la produzione di automobili rimase invenduta. Quindi le fabbriche producevano cose che nessuno più comprava. E questo fu un problema, perché se gli oggetti non vengono comprati, rimangono nei magazzini, è inutile produrre altro, l'azienda crolla, fallisce o va in crisi, si licenziano gli operai, è il famoso film di Charlie Chaplin in tempi moderni. Oh, questo è lo schema, ovviamente vedete le azioni sul valore di un'azienda. Se questa azienda, per esempio oggi l'azienda producesse mascherine, certamente le quotazioni dell'azione salirebbero, perché ovviamente è un prodotto che oggi, se noi facessimo un'analisi di quanto valevano le azioni di un'azienda che produceva mascherine 2 anni fa, avevano un prezzo, oggi sicuramente hanno un prezzo più alto. Quindi, ora faremo sulla crisi Wall Street, perché è già un argomento difficile. Le azioni venivano comprate finché tutto andava bene, il grafico dietro saliva e la gente, tutti guadagnavano con i dividendi, tutti compravano azioni, sono della Pinco Pallino Incorporated, che faceva ventilatori, finché si vendevano ventilatori, che sono da 5, le azioni della Pinco Pallino Incorporated vanno a 5, 10, 20, $30, ma è arrivato un momento che tutti hanno un ventilatore, nessuno compra più ventilatori. A questo punto le azioni a $30, boom, cadono di un centesimo. E questo accade nel famoso venerdì nero del 29, il 24 ottobre. La mattina del 24 ottobre, tutte queste manifestazioni si precipitarono in Wall Street, che è la borsa di New York. Wall Street vuol dire muro, è una delle vie più antiche di New York, prima Nuova Amsterdam, perché fu fondata dagli irlandesi, ma questa è un'altra storia. Ma se tutti vendono e nessuno compra, capite, queste azioni a 30, 40, $50 in poche ore precipitano e non valgono più niente, diventano carta straccia. Quindi azioni da $30 crollò un centesimo. La borsa chiuse, le banche, che ovviamente avevano anch'esse investite in azioni, perché la banca non è il semplice salvadanaio dove io metto i 5 euro e poi lì rimangono chiusi in cassaforte. No, la banca fa per dare dei dividendi, dei guadagni, quelli che si chiamano gli interessi, no? Investe in aziende che la banca, speriamo, ritenga proficui, ma in questo caso non erano stati proficui. Quindi tutti si precipitano in banca a ritirare i loro do i dollari, perché siamo negli Stati Uniti, ma le banche non hanno abbastanza denaro liquido per tutti. Panico assoluto. Panico assoluto e le fabbriche chiudono, il paese precipita nella miseria e si chiama la Grande Depressione. Per fortuna gli americani nel 1933, mentre Hitler prende il potere in Germania, diventa presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, la pronuncia in inglese è terrificante, che inaugura il New Deal, nuovo corso. Allora lui si rese conto che aveva milioni di disoccupati che morivano di fame, ma non
metaforicamente. Romanzo di Steinbeck, ora non mi ricordo. Racconta questo periodo di profonda disperazione, famiglie ridotte al lastrico che vagano, che vanno, che ne so, a raccogliere per pochi centesimi gli agrumi in California, insomma, storia di disperazione totale. Che Charlie Chaplin mise in comico, non la, però non era una cosa così. Il fondo dei tempi moderni è profondamente realistico, insomma, no? Quando Charlie Chaplin si trova senza lavoro, insomma. E quindi Delano Roosevelt ebbe questa idea, va bene, tutti questi, io non posso lasciare milioni di americani, quindi intraprese un lavoro, un'opera, tutti lo prendono a modello, quando c'è una crisi tutti parlano del New Deal di Delano Roosevelt, e speriamo che... E lui iniziò a fare grandiose opere pubbliche, costruzione di dighe, autostrade, per dare lavoro a tutti questi disoccupati. Che ovviamente si trovavano senza lavoro. Fu il primo grosso colpo al sogno americano, no? L'uomo, il self-man, l'uomo che si fa da sé, sì, si fa da sé, ma se c'è una crisi economica come quella. Allora, questa crisi, sì, dal 29 al 30 si ebbe ripercussioni perché ovviamente gli Stati Uniti non compravano più niente dall'estero, quindi è come una reazione a catena. Le fabbriche tedesche, anch'esse, la produzione dell'acciaio, che tutti i prodotti che potevano vendere negli Stati Uniti erano praticamente invenduti, e negli anni 30 si arrivò alla Germania tedesca. Nel 1932 la disoccupazione tedesca aveva colpito 8 milioni di lavoratori. L'inflazione era tornata ai tempi degli anni 20, poco dopo la prima guerra mondiale, e quindi a questo punto, ora qui chiudiamo perché il video sta diventando lungo. A questo punto è pronto, la Germania è pronta, e Adolf Hitler è pronto per prendere il potere, perché in un momento che chiudiamo di profonda crisi e depressione, e la storia, insomma, è bene sempre studiarla, ci si affida a volte a scelte irrazionali. Si pensa sempre che ci sarà qualcuno che ci potrà salvare, in realtà. Negli Stati Uniti ebbero con le elezioni libere dell'anno Roosevelt, che portò gli Stati Uniti in pochi anni a riprendere quel benessere, pochi anni, insomma, dipende pochi anni per chi fa la fame, anche pochi anni sono tanti, ma comunque riuscì a risalire la china, ma democraticamente, dando lavoro a tutti, offrendo posti di lavoro abbastanza facilmente in grandiose opere. Gli Stati Uniti è un paese immenso, quindi basta costruire un'autostrada e, insomma, può impiegare migliaia di persone. Mentre la Germania ebbe una svolta autoritaria. Ah, certamente Hitler darà il lavoro ai tedeschi, ma il prezzo che pagarono fu la totale perdita di libertà, una politica di espansione militare dissennata e poi la seconda guerra mondiale. Il prezzo che pagarono i tedeschi l'hanno pagato fino agli anni 80 con la divisione della Germania in due. Quindi, insomma, la storia ci insegna che le scorciatoie alla Hitler portano sempre verso burroni piuttosto scoscesi, mentre la via virtuosa di Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, per quanto faticosa, portò gli Stati Uniti ancora oggi a essere praticamente la prima potenza mondiale del pianeta. Quindi, se c'è una morale, forse questa è la morale che possiamo ricavarla. E questi fenomeni ovviamente non sono solo degli anni 20, ma si ripetono, ovviamente quando c'è una crisi, una pandemia o qualcosa di simile, ovviamente questo si ripercuote nell'economia di un paese, eccetera, eccetera, perché se per esempio stiamo tutti a casa, chi vende merci si ritrova tutta questa merce che non vende più. E quindi si innesta una reazione a catena. Che ovviamente porta la disperazione, è sempre una brutta consigliera. Quindi la crisi del 29 non è solo così, cioè, un pezzo di storia come i vichinghi, o Maometto, la conquista dell'Islam. Maometto è attualissimo perché l'Islam certamente non è la più principale religione, ma diciamo, ma Carlo Magno, ma dai, Carlo Magno, ho questi corna che mi stanno spuntando da. Ma sto guardando questa cosa inquietante.
E quindi sono elementi di profonda riflessione. Voi avete 13 anni, ma è bene che riflettiate sul mondo in cui vivete. Cioè, ora siete a casa, ma riflettete che il mondo che voi fate parte di un mondo molto complesso. Dal castello di medievale di Carlo Magno è, insomma, passata un po' d'acqua sotto i ponti, quando ma a fine degli anni 50-60, i contadini anche in Toscana praticamente non compravano quasi nulla perché avevano l'orto, allevavano i maiali o le mucche, le pecore, il latte lo facevano in casa, i vestiti delle donne compravano la stoffa. Quindi la società dei consumi ha cambiato notevolmente il nostro modo di vita, a volte in bene, a volte in peggio. Vedete come in fondo la società è molto fragile, insomma, questa cosa che è avvenuta, cioè, ha mostrato le nostre fragilità, ma non fragilità di noi uomini, ma proprio del sistema. E quindi la storia, chi fa politica ovviamente dovrebbe leggere i libri di storia, vedere come negli anni 20, insomma, hanno risolto questo problema nel bene e nel male, perché i tedeschi l'hanno risolto male questo problema. E se uno guarda come era Berlino nel dopoguerra, era un comune di macerie. E quindi la storia dovrebbe essere il principale insegnamento, cioè noi siamo esseri. C'è una bellissima poesia di Keats, un poeta inglese, qui chiudo, sull'usignolo. Nightingale, in inglese non è perfetto, anzi molto imperfetto. Vabbè, Keats sta sotto un alberello e sta lì, ascolta questo usignolo e dice: vabbè, aveva scritto una poesia sull'usignolo, quanto è bello. No, fece una riflessione piuttosto interessante. E guardò questo signore e disse: ma in fondo tra te, caro usignolo, e l'usignolo che c'era ai tempi di Noè o degli antichi profeti biblici, non ci deve essere una grande differenza, cioè non credo che tu siete su per giù uguali. Mentre tra me, inglese dell'Ottocento, e un antico romano, e beh, c'è un po' di differenza. Quindi l'uomo cambia storicamente, cambia la lingua, cambia tutto. Quindi la storia, dice Keats, ascoltando questo usignolo, perché gli inglesi quando stanno sotto un albero abbiano delle scoperte pazzesche. Newton con la mela, la legge della vita, e Keats scopre questa. Mettete un inglese sotto un albero e vi scopre subito qualcosa. Potrebbe essere un motto. Magari mettiamo un inglese sotto un alberello e scopre subito il vaccino. E Keats fece una riflessione non molto, però l'aveva fatta anche Leopardi, andiamo a Giacomo, perché di Giacomo, lui Leopardi era nelle Marche e più che usava come metafora le pecore, cioè anche le pecore, cioè in fondo le pecore che vedo oggi non devono essere granché diverse dalle pecore che c'erano dagli antichi romani, mentre l'uomo cambia continuamente. Quindi la storia ci fa riflettere che l'uomo non è natura, non è solo natura come l'usignolo e la pecora, che il figlio dell'usignolo sarà sull'albero e canterà sempre la stessa canzone, il nipote dell'usignolo, mentre l'uomo no. Quindi il rapporto natura-cultura, ma qui teniamo un discorso, però la storia serve a questo, che l'uomo non è solo natura. Se io vado in giro vestito così e non vado in giro con una toga o con un elmo, con due corna come i vichinghi, non è solo per questione di moda, perché è cambiato un po' la storia dall'800 d.C. a oggi. Quindi questo serve studiare questa storia. Bueno, allora questo faccio il pippone moralistico. Allora, siamo in questa situazione. Il ministro vi ha praticamente detto che praticamente andremo tutti, anche forse passano anche noi professori, saremo promossi forse anche noi. Allora, diceva, che devo studiare a fare? No? Che mi importa, tanto ormai c'ho la patente per depredare la bandiera. No, dovete studiare, perché capire questi meccanismi vi aiuta a voi, non lo dovete fare per me, che io ho 53 anni, cosa volete dire? Il mondo in cui dovete vivere, io ormai ci ho vissuto 53 anni in questo mondo. E vi dico anche che una situazione come questa non l'avevo mai vissuta in 53 anni. Quindi voi ci dovrete vivere sicuramente più di me. Quindi è un interesse più vostro, addirittura che mio, studiare la storia. Perché io in fondo potrei dire, vabbè, ho 53 anni, vabbè, mettiamo che viva altri 50 anni. Però insomma io so già in mezzo del cammino di nostra vita, per usare tanto l'ho belle scavalcato. Mentre voi, altro che siete qua, quindi queste lezioni che io vi do,
molto imperfettamente, con la mia buona volontà, vi devono servire a, diciamo, il professor Mentorini ci ha detto questa cosa, però l'ha detta un po' così, però forse ci potrebbe essere dietro, magari approfondiamo questo argomento, che poi nel mondo della società del consumo ci dovete vivere voi per molto più tempo di me. Voi direte: questa è una minaccia? Bah, non so se è una minaccia o se è un augurio di crearci il mondo migliore. Noi non l'abbiamo, noi della mia generazione non l'abbiamo creato. Mi dispiace dirlo, io parlo a nome della mia generazione. Sarebbe stato bello che noi della mia generazione, io sono del 68, avessimo creato un mondo. Certo, rispetto agli inizi del Novecento, molte cose sono cambiate, però un mondo giusto non l'abbiamo ancora creato. Naturalmente, l'utopia è la speranza che l'uomo ce la possa fare, insomma, che voi ce la possiate fare. E questo, per questo dovete studiare la storia. Non per far piacere a me o per far piacere al dirigente, o dovete studiare la storia per capire il mondo in cui vivete voi. Con questo vi lascio, perché sto. E quindi studiatevi, che vi devo dire? Studiatevi, studiate, ma più che studiare, ecco, riflettete. Quindi vi dico il verbo riflettere, 183-184, riflettete, leggete queste due pagine e riflettete. Ma questo che sto leggendo ha qualche attinenza con quello che succede oggi? Secondo me qualche cosa c'è di comune. Cioè, le crisi economiche, le masse che si spostano, quindi. Cioè, viviamo sempre in quel mondo lì, qui basta che un'azienda produca più frigoriferi di quanto ne possa vendere e poi scrolla tutto. Capite che, insomma, è un mondo fragile quello in cui viviamo, è un mondo interdipendente, quindi se scoppia una pandemia in Cina, nel mondo interconnesso, non è che nel Medioevo prima che arrivasse la Cina in Europa ci avrebbe impiegato 20 anni. Quindi la tecnologia certamente ha dei grandi vantaggi, e dei grandi svantaggi, perché appunto un virus che non cammina da solo, i virus anche ta, 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 no, camminano, noi diamo le gambe, quindi uno che prende un aereo da Tokyo a New York in un giorno ha già portato la malattia a New York. Capite che il mondo contemporaneo ha molte criticità e il mondo antico aveva altrettante criticità, anche nel Medioevo la peste c'era lo stesso. Arrivava più tardi, ma non avevano le medicine, i posti letto, eccetera. Quindi riflettete su tutto questo e vi auguro buona serata.